Buongiorno. Temevo di arrivare in ritardo. Come sta? Buongiorno. Voglio condividere con voi questo momento di preghiera, un doveroso momento di preghiera per ricordare al Signore il brigadiere Marino Antonino, consultare anche i parenti qui, mamma, moglie e tutta l'arma, tutte le forze dell'ordine che sono qui per, anche per ringraziare il Signore queste figure coraggiose che hanno contribuito all'ordine, alla pace di questo nostro territorio con il sacrificio della loro vita. Noi ricordiamo questo loro sacrificio come un invito a tutti quanti noi ad amare di più la nostra realtà sociale, la nostra realtà civile, a sentirci di più comunità, e la comunità ha bisogno di chi faccia bene il suo dovere. Questo vogliamo chiedere al Signore. E nello stesso tempo, mentre ci presentiamo a Lui all'inizio di questa celebrazione, vogliamo anche riconoscere le nostre difficoltà a portare avanti le nostre responsabilità, così come dovremmo. Chiediamo allora perciò perdono al Signore. Un benvenuto in questa circostanza in quale noi non vogliamo compiere semplicemente un atto dovuto, come lo sarebbe, ma quello di fare memoria di una figura che è venuta a terra nella fedele il suo dovere, 9 settembre di novembre, in occasione di questa madre del superiore, insieme alla sua famiglia, viene ucciso in un momento di vita familiare, quando neanche l'affetto familiare, questa gente senza scrupoli viene presa in considerazione. Noi vogliamo ricordare dopo 28 anni, vogliamo ricordare questa circostanza, perché la memoria è importante per la vita civile e sociale. Non fare la memoria significa far cadere nell'indifferenza, quindi nella dimenticanza certe figure che invece hanno tanto contribuito alla crescita della nostra comunità. Io credo che dal 90 ad oggi tanto forse sono cambiate, anche grazie alla vostra azione, siete i magistrati, forse loro, i vitali, le cose sono cambiate in questa nostra roba in tutti questi anni. E se pensiamo a quegli anni 80, 90, dobbiamo dire l'epoca del piombo, se vogliamo, un'epoca in cui si ammazzava, si spargeva sangue innocente, chiunque poteva cadere vittima sotto i colpi di questi malviventi. Allora ecco, in tutto questo tempo tante cose sono cambiate, anche se chiaramente c'è ancora da combattere. Ecco, leggevo un giudizio, una valutazione di uno su un giornale, dice sì, oggi, vero, lo constatiamo tutti, si spara di meno, ma rimane quella mentalità mafiosa che alimenta poi certe figure e che alimenta certi fenomeni. Allora è chiaro che bisogna combattere contro questa mentalità per continuare in questo cammino di civiltà che si sta portando avanti attraverso il controllo
certe situazioni e di certi fenomeni criminali. Allora il problema diventa educativo, diventa culturale, ed in questo, come comunità credente, come Chiesa, ci sentiamo in prima persona responsabili ed impegnati. Ciascuno di noi deve fare la sua parte. I cittadini vogliono vedere nelle autorità dei riferimenti precisi, che rispondano ai bisogni di pace, ai bisogni di riconciliazione, ai bisogni di giustizia. E quindi da parte nostra c'è da dare una risposta a questa istanza che viene dal territorio. Quindi il nostro, anche il mio come rappresentante della Chiesa, il nostro è un impegno importante da portare avanti, senza guardare a quelle che possono essere le conseguenze di certe fedeltà, perché la fedeltà ha il proprio dovere quotidiano, la fedeltà ai valori in cui si crede costa e non ci si può tirare indietro. Ecco, fare memoria di Antonino Marino e anche tener conto di questo fatto, che se uno guardasse le difficoltà che l'esercizio della propria missione, del proprio compito comportano, non si andrebbe molto avanti, perché non c'è responsabilità che non comporti dei pericoli, dei rischi. Noi siamo fatti per vivere nella consapevolezza che l'assolvimento del dovere importa anche tutto questo, ma per un nobile ideale, e l'ideale è quello di rendere una comunità abitabile, una comunità di pace, una comunità in cui i diritti di ognuno vengono salvaguardati. E quindi questo principio d'ordine necessario in una comunità deve essere allora il riferimento costante nell'azione quotidiana di chi amministra la città, quindi nell'azione quotidiana di ciascuno di noi. Quindi continuare in questo lavoro, continuare in questo impegno anche di formazione e di crescita culturale all'interno dei nostri territori credo sia molto molto importante. Allora questi eventi che noi celebriamo non sono semplicemente atti dovuti, ma sono anche riconoscimento esplicito di questo, del valore e dell'importanza del cammino che noi stiamo portando avanti. Lo facciamo in un contesto cristiano, in un contesto della liturgia, della parola, della liturgia eucaristica. Questa parola che abbiamo ascoltato, che ci invita veramente a guardare con un occhio diverso la nostra vita rispetto all'occhio comune, rispetto alle mode correnti del nostro tempo. Una parola quindi che ci invita a considerare la vita non soltanto limitatamente allo spazio terreno, breve o lungo che possa essere, ma sempre un arco di tempo racchiuso in pochi anni, ci porta a considerare la vita invece nell'ottica dell'eternità, di una vita cioè che non è racchiudibile in uno spazio di pochi anni, ma una vita che va vista nell'ottica nell'ottica dell'eternità. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi, carabinieri d'Italia, a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice con il titolo di Virgo Fidelis. Tu, accogli ogni proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu, accompagna la nostra vigilanza. Tu, consigli il nostro dire. Tu, anima la nostra amministrazione. Tu, sostenta il nostro sacrificio. Tu, infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia, suscita in ognuno di noi entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Il 2 settembre 1993 al brigadiere Antonino Marino è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria con la seguente motivazione. Comandante di stazione impegnato in delicate attività investigative in aree caratterizzate da alta incidenza del fenomeno mafioso, operava con eccezionale perizia,
sereno sprezzo del pericolo e condizionata dedizione, fornendo determinati contributi alla lotta contro efferate organizzazioni criminali, fino al supremo sacrificio della vita, stroncata da vita attuale. Splendido esempio di lette virtù civiche e di altissimo senso del dovere. Covalino, 9 settembre 1990. Come anche gli altri che non conosco, ma che sono certo hanno lo
lo stesso cuore, lo stesso animo. Tant'è vero che ha scelto una moglie altrettanto straordinaria come la signora Rosetta, che invece ho il piacere di conoscere da più tempo, madre straordinaria e moglie affettuosissima, la quale e alla quale non basteranno mai i grazie di tutti quanti, per l'esempio, per la solidità che ci trasmettete con il vostro agire, con il vostro essere, con il vostro continuare, con le azioni, dimostrando che non è stato un sacrificio vano. Nessuno potrà ledire un dolore, lo potremmo accarezzare, lo potremmo stare vicino, lo potremmo condividere, ma una cosa è assolutamente certa: non rendere umano il vostro grande merito. Noi dobbiamo avere il coraggio di viverlo con la stessa rettitudine, con la stessa forza e senza vanificare un sentimento, un agire che deve essere di esempio anche alle popolazioni. Io chiedo a loro, sono le persone che con la fascia della Repubblica rappresentano tutti i cittadini, di adottare ogni possibile iniziativa affinché gli esempi di uomini così valorosi non sia paralizzato dalle regole, lo dovevano fare, non sia paralizzato il lavoro del magistrato e quello di dare giustizia, e se quella giustizia non arriva incolpare comunque chi non l'ha saputo esercitare. Ogni sana iniziativa per ricordare ai cittadini che la violenza, che la sopraffazione di una criminalità vigliacca non può e non sarà mai un'alternativa né alla giustizia né alla democrazia. Allora non avremmo usato parole invano, allora non ci saremmo riuniti solo perché è una data e pare brutto non stare insieme, allora le strette di mano, le condoglianze, i sorrisi saranno veri, saranno sentiti, saranno profondi e serviranno, perché ogni piccolo granello serve. Altrimenti, per esempio, da oltre 204 anni non ci sarebbe un'istituzione chiamata Arma dei Carabinieri con eroi di questa levatura. Gli eventi della storia che una misteriosa provvidenza volge a fine di bene. Le opere degli uomini amanti della giustizia e della pace muovono il nostro cuore a benedire Dio sorgente prima di ogni giorno. Noi crediamo con l'Apostolo Paolo che tutto coopera al bene per coloro che temono e amano il Signore.
e in ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto, perché aderendo a Cristo e alla sua volontà tutto compiamo nella sua gloria. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. Onori ai caduti!